Gaudi, stiamo confondendo i nomi stasera. Va bene. Commissario generale di Terra Santa per il Sacro Ordine Militare di San No. Commissario generale di Terra Santa. Io ora spiegherò cosa significa. A proposito di quel periodo storico, comunque, volevo accennare anche al fatto che comunque anche tra i sacerdoti nostri di quel periodo, i vescovi, gli ecclesiastici in cielo, ci sono grandi sofferenze, grandi traumi anche nelle scelte da fare per guidare il proprio popolo, perché l'unico punto di riferimento era loro. Bene, grazie, e innanzitutto desidero salutare i rappresentanti istituzionali che sono qui presenti e anche ringraziare le associazioni che hanno promosso questo tavolo in occasione di questa ristampa di stampa di questo volume evocativo della riconquista del cardinale Ruffo. Io in verità tratterò un tema che è un po' tangente e che è particolarmente anche affascinante, che riguarda il regno di Napoli, ovvero delle relazioni tra il regno di Napoli e Gerusalemme. Essendo io un frate della custodia di Terra Santa, la custodia di Terra Santa è questa provincia francescana presente sin dal Medioevo in Medio Oriente. Noi siamo presenti in Palestina, Israele, Siria, Libano, in Giordania, e quindi siamo lì dal 1217. Ed in effetti siamo testimoni di un particolare stretto legame tra Napoli e la Terra Santa. In questo ci possiamo chiedere come mai. Tutto nasce dall'imperatore Federico II, che quando fu creato il regno di Gerusalemme in seguito alla prima crociata con Goffredo di Buglione, quando Goffredo di Buglione divenne, non volle prendere il titolo di re di Gerusalemme in quanto non si volle fare incoronare re nella città dove Gesù era stato incoronato di spine, e quindi scelse di farsi incoronare a Betlemme e di prendere soltanto il titolo di avvocato del Santo Sepolcro, e per così incidentalmente dico che la spada di Goffredo di Buglione noi la custodiamo ancora presso gli archivi della custodia di Terra Santa a Gerusalemme, che era la spada con cui fino alla metà del 1800 il custode di Terra Santa investiva i cavalieri del Santo Sepolcro. Poi questa spada, insomma, poi l'abbiamo tenuta conservata nella sagrestia della Basilica del Santo Sepolcro a Gerusalemme ed ora invece è custodita nei nostri archivi. Ebbene, dopo Goffredo di Buglione, per una serie di successioni ereditarie, poiché ricorderete forse anche attraverso una certa cinematografia la figura di re Baldovino IV, il re lebroso, che fu il re che a 16 anni sconfisse Saladino, quando aveva soltanto 16 anni, Baldovino IV sconfisse Saladino e poi morì dopo pochi anni, quando era appena ventenne, perché appunto era malato di lebbra. La sua sorellastra, che si chiamava Isabella, sposò il marchese di Monferrato e quindi la figlia del marchese del Monferrato, Maria, sposò Giovanni di Brienne, e la figlia, quindi del marchese del Monferrato, di Giovanni di Brienne, sposò Federico II di Svevia. Da quel momento il titolo di re di Gerusalemme è rimasto sempre in capo al regno di Napoli, e quindi tutte le dinastie che man mano si sono succedute che hanno preso Napoli, che hanno governato, regnato su Napoli, hanno acquisito anche poi il titolo di re di Gerusalemme. E c'è da dire questo, che noi come francescani eravamo presenti sul territorio a Gerusalemme sin dal 1217, però in effetti grazie sempre ai re di Napoli, ovvero Alberto d'Angiò e Sancia di Maiorca, i quali fecero una grossa donazione al sultano di Egitto,
acquistarono il cenacolo e i diritti per officiare al Santo Sepolcro, e con questa grossa donazione che le cronache definirono Magnis Sumptibus et Laboribus Gravibus, si parla di circa del tempo, siamo nel 1333, si parla di 20.000 ducati d'oro, alcune altre fonti parlano di 28.000 ducati d'oro. Ebbene, con questa donazione i reali di Napoli acquisirono il cenacolo e i diritti per la celebrazione al Santo Sepolcro, e per mantenere e mantenevano una comunità francescana per queste officiature, tanto che il regno di Napoli versava 1.000 ducati d'oro all'anno per mantenere i santuari dell'Incarnazione e per appunto mantenere e custodire questa piccola realtà cristiana che era presente sul territorio. Siamo quindi, parlo in un periodo storico in cui siamo al tempo delle crociate, in pieno poi successivamente periodo ottomano, insomma in periodo in cui vi erano anche molte grandi tensioni tra Occidente ed Oriente. Ed in effetti poi tutte le dinastie che hanno regnato su Napoli, così come facevano delle donazioni al tesoro di San Gennaro, così facevano delle cospicue donazioni al tesoro del Santo Sepolcro. Per cui noi a Gerusalemme ora custodiamo dei pezzi che oramai sono divenuti quasi unici al mondo, anche perché, poiché in Europa a causa di rivoluzioni, incendi, tante cose sono andate perse, noi in Terra Santa abbiamo conservato e abbiamo custodito tutto. Ed in effetti io ho portato questo catalogo per farvi vedere anche la munificenza dei re di Napoli che hanno avuto nei confronti del tesoro del Santo Sepolcro, proprio per mostrarvela. Questo è un catalogo di una mostra che noi abbiamo realizzato qualche anno fa a Versailles, dove abbiamo mandato i pezzi più rappresentativi del tesoro del Santo Sepolcro. E questa, come potete vedere in copertina, è la stella in argento cesellata napoletana che segnava il punto nella grotta di Betlemme dove Gesù era nato. Ma semplicemente io così soltanto vi mostro un paio di cose. Questo qui è un baldacchino per l'ostensione eucaristica, interamente in oro, donato da Carlo III di Borbone, e all'interno c'è un ostensorio, sono tutti quanti brillanti, smeraldi e rubini, e questo è il pezzo più importante che noi abbiamo nel tesoro del Santo Sepolcro. Vi sono poi insomma tantissime altre cose. La quadreria più importante che noi abbiamo a Gerusalemme è una quadreria napoletana, sono dei cicli di demura, c'è un ciclo mariano che abbiamo esposto da pochi anni nella basilica di Santa Caterina a Betlemme, mentre invece il ciclo cristologico lo teniamo esposto a San Salvatore, che è il convento più grande della custodia di Terra Santa, dove il custode di Terra Santa risiede, dove c'è la curia, dove io vivevo fino a 2 mesi fa. Ora da 2 mesi sono diventato commissario generale di Terra Santa. In effetti, cosa significa questo? Nel 1333, quando Roberto d'Angiò e Sancia di Maiorca acquistarono questi diritti di officiature, acquistarono i primi santuari in Terra Santa, crearono anche il commissariato di Terra Santa di Napoli, che attualmente esiste e che era in effetti aveva una duplice funzione, ovvero quella di raccogliere elemosine da mandare a Gerusalemme per sostenere la comunità francescana e per acquisire sempre più santuari. Infatti noi tantissimi santuari che dove noi oggi possiamo andare, tanti luoghi dell'Incarnazione che oggi noi possiamo ancora visitare, lo possiamo fare perché appunto c'è stata questa comunità francescana che nel corso dei secoli, grazie alle cancellerie, ai regni d'Europa, hanno potuto nel tempo acquisire insomma tutti questi
questi luoghi, questi santuari, e tutto poi lo si faceva con delle contrattazioni presso la sublime porta di Costantinopoli. Pensate che nel nostro archivio, dove custodiamo anche la spada di Goffredo di Buglione, noi abbiamo una raccolta di firmani gold. I firmani gold sono questi firmani, sono questi documenti in cui, per dirvi, per ogni cosa, ogni acquisto in tempo ottomano veniva fatto un firmano, era come un atto notarile. E c'erano sia dei firmani piccoli, poco importanti, perché semmai si aveva la possibilità di poter coltivare il vino e l'uva e fare del vino che noi serviva per la messa. Ma sia abbiamo dei particolari firmani quando venivano acquisiti dei diritti importanti come quello di proprietà al Santo Sepolcro, Betlemme o la tomba della Madonna, che in effetti, pensate, avevano dei capilettera gold in oro zecchino che sono soltanto i capilettera lunghi circa 2 metri. E quando abbiamo una collezione di firmani gold di circa 16, oltre a varie migliaia di altri firmani, e quando il console generale turco a Gerusalemme ha visto la nostra collezione di firmani gold, ha detto che lui non aveva avuto la possibilità di vederli così neanche a Costantinopoli. È rimasto realmente, insomma, particolarmente colpito. E, quindi nulla, la mia presenza qui è per ricordare quanto anche i reali di Napoli hanno fatto per la custodia di Terra Santa e quanto sia stato importante il contributo dei reali di Napoli e oggi la custodia di Terra Santa, che forse può darsi che da parte di qualcuno non ci sia una particolare conoscenza, noi siamo ancora presenti sul territorio, in un territorio lo ascoltate dai giornali, in televisione, insomma siamo presenti anche in Siria, abbiamo conventi all'interno, cioè che sono sotto il controllo di Jabhat al-Nusra nell'Alta Siria, che è questa cellula di Al-Qaeda fino a pochi mesi fa legata all'ISIS. I nostri frati sono stati rapiti anche più volte, abbiamo avuto anche delle morti all'interno dei nostri conventi. Comunque siamo una realtà internazionale, proveniamo da circa 40 nazioni differenti e ancora oggi custodiamo i luoghi dell'incarnazione, custodiamo 55 santuari, abbiamo oltre 20 parrocchie, scuole, case per anziani, case per orfani e tutto quello che noi facciamo realmente lo facciamo con il contributo che ancora oggi ci viene da tutti i commissariati che sono in giro per il mondo, sparsi nel mondo, in tutto il mondo. Oggi ci sono i commissariati di Terra Santa, però i commissariati di Terra Santa che maggiormente sostengono la custodia di Terra Santa, posso dirlo essendo il commissario generale di Terra Santa di Napoli, sono il commissariato di Napoli ed il commissariato di Washington. Il commissariato di Washington è particolarmente, insomma, è comprensibile, insomma, quanto sia particolarmente incisivo, insomma, nella vita della custodia. Pensate che noi promuoviamo anche, abbiamo oltre 600 unità abitative che noi all'interno della Gerusalemme vecchia che offriamo per le persone, per questa piccola comunità cristiana che oramai sta andando via, e quindi noi cerchiamo sempre in tutti i modi di trovare delle formule per poterla trattenere. Ecco, quindi tra l'altro dico soltanto un'ultima cosa e poi lascio a loro la parola. Pensate che questi pezzi offerti dalla regione di Napoli sono così importanti che, poiché noi stiamo per erigere un museo di Terra Santa, una sezione archeologica con una sezione multimediale già è stata avviata e già in atto, ma stiamo per erigere questo museo di Terra Santa a San Salvatore, la sezione storica. Ebbene, mentre tutti gli altri stati, i doni di tutte le altre corone avranno una sala dedicata, e i doni napoletani non saranno esposti nella sala
dedicata alla nazione italiana, ma ci sarà una sala dedicata soltanto al Regno di Napoli. Capito perché? Grazie. Chi ti dà un bigliare più prestigioso? Grazie.